Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare delle caratteristiche del vetro. Il vetro infatti è uno di quegli elementi che è l'elemento principale della finestra ma del quale non ne viene mai parlato, invece è una cosa molto importante. Ti dirò quali sono le caratteristiche più importanti che devi sapere nel vetro. Quella più sulla bocca di tutti e probabilmente sarà anche quella che tu conosci è il valore termico, ovvero il valore UG, che va a misurare la trasmittanza termica di quel vetro. Quindi dice quanto calore disperde ogni metro quadro di quel vetro. Un'altra caratteristica molto importante è la TL, la trasmittanza luminosa. Questa ti va a dire quanta luce passa da quella finestra. Cioè da questo vetro, se non ci fosse questo vetro, mi passerebbe il 100% della luce. Con questo vetro magari me ne passa il 74%, dico un numero a caso, ma è sulla scheda tecnica. Non tanto a caso, potrebbe essere il giusto valore di questo vetro. Un altro valore molto importante invece è il fattore solare o fattore C, che mi va a misurare quanto calore mi entra da questo vetro. 100 se non c'è il vetro, in questo caso qui un vetro doppio di queste dimensioni potrebbe farmi avere un valore G di circa il 60%, vuol dire che mi entra il 60% della potenza del sole. Anche questo è un valore molto importante da sapere. Poi c'è il valore dB, pure proprio il valore di abbattimento acustico, che mi dice quanto rumore può abbattere quel tipo di vetro. Questa è una caratteristica molto importante. Ecco, queste sono le caratteristiche principali e fondamentali che bisogna conoscere. Poi ci sono altre caratteristiche che già fanno fatica a conoscere gli addetti ai lavori, quindi figuriamoci, te le nomino solamente, ad esempio la riflessione luminosa interna, la riflessione luminosa esterna, c'è l'indice cromatico del vetro, la qualità visiva, ce ne sono tanti, ma qui si va un po' troppo nel tecnico. Quello che a te interessa molto sapere è isolamento termico, trasmittanza luminosa, fattore solare e decibel, quindi isolamento acustico. Quindi quanto calore ti trattiene dentro casa? Quanta luce entra, quanto calore entra, quanto suono entra. Queste sono le quattro caratteristiche principali di un vetro, che sia un vetro singolo, che sia un vetro doppio o che sia un vetro triplo. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, segui il canale, mi raccomando, e attiva le notifiche. Ciao e al prossimo video.